Allora, il campionato. Nello scorso video ho citato il campionato. Il campionato mi sta qua, perché questa squadra qua, la nostra squadra, in Serie A è la più forte. Ha dimostrato nel lungo periodo, in questi mesi finali, di essere la squadra più forte. E se devo dare dei voti, do 9 ad Onana per la stagione. Do 8 tutto il blocco difensivo, perché Acerbi, Bastoni, Darmian, incredibile. E comunque chi è stato chiamato in causa, perché ho rivisto un De Vrij in buona forma. Difesa 8. Centrocampo voto 8. 8. E sto parlando della stagione, non del campionato. Dell'intera stagione. Centrocampo voto 8. Perché Barella si sta confermando più forte in Italia. Punto. Del campionato. Pochi cazzi. Brozovic, quando è in forma, è il top 5 nel suo ruolo europeo. Quindi tra i 5 mediani vertice basso nel mondo, Brozovic è tra questi numero 5, tra i più forti. Punto. Mkhitaryan, un jolly incredibile. Çalhanoğlu mi ha deluso solo in finale, che ha fatto una partita veramente di merda contro il Manchester City, ma nel complesso ha fatto anche lui una grandissima stagione. Centrocampo voto 8. Gli esterni voto 7, perché Di Marco ogni tanto qualcosa difensivamente si è fatto scappare e al 65esimo tendenzialmente finisce già la benzina. Dumfries 6 perché non ha compromesso la stagione, ma offensivamente non dà un cazzo alla squadra, e difensivamente però gli urti li regge quando c'è da fare l'uno contro uno nella tre quarti, quando entra in area di rigore nostra per difendere sempre da farsi segno della croce, perché è scomposto e può sempre causare un rigore contro di noi, però 6, va bene lo stesso, 6. L'attacco. E qua secondo me qualcuno storcerà il naso, l'attacco io gli do 6 meno. 6 meno gli do l'attacco. 6 meno. Perché? Perché Correa incommentabile. Dzeko blackout che è durato mesi. Lautaro classico blackout e sbaglia quella palla in finale, dove capisco che un attaccante giochi per segnare e l'occasione era ghiotta, però serve la testa. Il campione ha la testa, non solo l'impulso. C'ha anche la testa. E Lukaku, perché voglio fare un discorsetto proprio su quest'ultimo qui. Voglio fare un discorsetto legato a Romelu Lukaku. Non sarà mai un campione. Dobbiamo dircelo con chiarezza. Ed è inutile che andiamo a difendere il nostro giocatore, perché è l'Inter, perché è Bibum Bam, ma voi avete Vlahovic, che schifo, Lukaku in 2 mesi gli ha già fatto gli stessi gol. Non me ne frega niente di questi discorsetti da bar. Lukaku non è un campione, ragazzi. Mettiamocela via, perché Lukaku ha 30 anni, nella sua carriera ha fatto bene solamente a Milano, perché poi allo United ha fatto cagare, al Chelsea ha fatto cagare e ci ha tradito nei momenti più cruciali della stagione, perché nella finale persa contro il Siviglia in Europa League, va a difendere in aria, fa l'autogol e si mangia anche il gol quando va in contropiede. Contro lo Shakhtar, Alexis Sanchez stacca di testa e Lukaku si trova in mezzo come un pelo cotto a ribattere il tiro. Contro Manchester City ieri sera, colpo di testa dove aveva la porta spalancata, è riuscito a indirizzarla sull'unica fetta di porta dove c'era il portiere del City e aveva tutto lo spazio ed era anche attaccato alla porta, poteva fare quello che voleva. Colpo di testa di Di Marco e lui si trova in mezzo, che poi secondo me il colpo di testa di Di Marco era una scorreggia e quindi probabilmente sarebbe stato comunque intercettato sulla linea da un difensore avversario. Però Lukaku, quando la palla scotta, quando la partita pesa, non funziona, semplicemente non funziona, non è un campione. Bisogna fare dei ragionamenti su questo giocatore qui, perché a meno che i Chelsea non ti regali un altro anno di prestito e lui non si abbassi lo stipendio di parecchio, quindi che da 8 milioni cominciamo a ragionare su cifre che si avvicinano ai 5,5, io Lukaku non lo riconfermo più. Io Lukaku personalmente non lo riconfermo più.
con l'ingaggio che ha attualmente. Io non lo confermo più, perché ripeto che nelle occasioni più importanti mi stecca, perché mi fa piacere che contro lo Spezia fa un doppio passo, tiri una botta di sinistro e spacchi la porta, certamente, che fai gol spesso nei derby, ma io, dalla punta di diamante che dovresti essere dell'attacco, mi aspetto che nei momenti cruciali tu sia freddo, tu sia in grado di rispondere presente alla chiamata, di fare gol, di fare le cose in maniera intelligente, di decidere la partita. E invece non lo sai fare perché non sei un campione. Io, tifosi interisti, vi chiedo di guardare le cose con onestà e di ammettere anche a voi stessi che Lukaku non è un campione. Non è un campione. Questa squadra mi ha dato tante gioie quest'anno tra Coppa Italia, Supercoppa e Champions League. Ma io esigo una cosa adesso. Io esigo la seconda stella prima dei cugini. Io voglio arrivare a raggiungere la seconda stella prima dei cugini. Quello è l'importante, perché la finale di ieri sera era impronosticabile, insperata, e sei arrivato contro una squadra che 99 volte su 100 ti batte. Quindi, noi ieri non dovevamo neanche essere in finale, non sapevamo neanche cosa ci facevamo là. Abbiamo avuto fortuna ad arrivare in finale, siamo stati bravi a cavalcare questa fortuna, perché con la fortuna dei sorteggi, ma comunque hai battuto Porto, Benfica, Milan e hai passato un girone infernale. Quindi tu la fortuna le hai reso onore a questa fortuna che hai avuto. Però parliamoci chiaramente, nessuno si aspettava a inizio anno, dopo gli acquisti di Acerbi a mezzo milione, Bellanova, Aslani e compagnia cantante, di arrivare in finale di Coppa dei Campioni. Non se lo aspettava nessuno. Quindi la finale di ieri è stata un caso. Nel momento in cui sei in finale, ovviamente provi a giocartela e speri che per qualche culo che esiste su questo pianeta tu possa vincerla. Ma il risultato di ieri non è un dramma. Non è un dramma. Per me è stato molto più un dramma la finale persa con il Siviglia, perché arrivavamo da un digiuno di trofei eterno, era da 10 anni che l'Inter non vinceva più un cazzo. L'Europa League non l'ha mai vinta nessuno in Italia. Arriviamo in finale di Europa League con uno squadrone, Eriksen, Lukaku nella sua forma migliore, Lautaro, Brozovic, Barella, Ashley Young, De Vrij, Godin, Skriniar. Avevamo uno squadrone e hai perso contro il Siviglia 3-2 con un autogol di Lukaku, guarda caso. Ma quella è stata una finale che una volta finita ti viene da mangiarti il cavolo da nervoso, perché quella andava vinta, cazzo, perché per i valori in campo, per come ci sei arrivato, quella andava vinta per la consapevolezza del fatto che eri più forte del tuo avversario. Quella andava vinta. Quella mi fa venire il sangue amaro se ci ripenso. Quella mi fa venire nervoso se ci ripenso. E sti cazzi che mi direte l'Europa League non vale quanto la Champions. Ma se arrivo in finale voglio vincerla. E se penso come perdo la finale, aver perso così la finale di Europa League mi sta sui coglioni, mi sta altamente sui coglioni. Molto più di quanto mi stia sui coglioni la sconfitta di ieri sera. Molto di più. Perché ieri sera i ragazzi hanno messo l'anima. Ci hanno messo l'anima contro una squadra più forte, nettamente più forte, che è costata miliardi di euro, a differenza della nostra che di euro è costata 15. Quella della Siviglia invece mi dà molto fastidio. Io esigo che l'anno prossimo si punti a vincere il campionato. Steven Zhang, non hai soldi? Vendi. Hai capito di avere un allenatore che è bravo, nonostante io l'abbia criticato 1 milione di volte quest'anno e abbia chiesto il suo scalpo altrettante volte. Ammetto, faccio un mea culpa, che Simone Inzaghi è un grande allenatore. Deve imparare a gestire meglio il campionato. Però Zan, aiutalo anche te. Fagli un mercato come Dio comanda a sto povero allenatore. Fagli un mercato intelligente a questo povero allenatore. Metti un po' di euro su questa squadra. Perché io voglio il campionato. Io voglio vincere lo scudetto prima dei cugini. Voglio la seconda stella prima dei rossoneri. Porca la gran puttana. Altra cosa, agli interisti che abbiamo fatto vincere i petrodollari, che schifo. È vero, ma ragazzi, lo standard di spesa nel calciomercato
in Inghilterra è quello del City, perché il Liverpool ha speso 70 milioni per Luis Diaz, che fa il panchinaro. Il Chelsea ha speso 300 milioni a gennaio per finire dodicesimo in campionato. Cioè, che cazzo stiamo parlando? Non c'è che c'è solo il City in Inghilterra che spende cifre folli. È tutta la Premier League che spende cifre folli. Tutta la Premier League. Questi hanno pagato, il Chelsea ha pagato 100 milioni per Mudrik. Sono dodicesimi in campionato, sono arrivati dodicesimi, decimi, quando è che sono arrivati? Il Liverpool ha speso 70 milioni per Luis Diaz che fa il panchinaro e non si sono manco qualificati in Champions League. Scusate. Di cosa stiamo parlando? Dei petrodollari. I petrodollari. È tutta la Premier League che spende quelle cifre. È tutta la Premier League che spende quelle cifre. Ed è normale che per forza di cose dopo un po' questi riescano a vincere, perché a forza di provarci prima o poi ce la fai, e ce l'hanno fatta contro di noi, per carità signore, ma ce l'hanno fatta. Quindi ragazzi, è normale, perché quando c'erano i vari Berlusconi, Moratti, l'avvocato Agnelli, spendevano poco? Perché calcio italiano fatalità quando c'erano i vari Moratti, Berlusconi, Agnelli, era il calcio migliore d'Europa, del mondo? Perché? Spendevano, perché Moratti, Berlusconi, Agnelli, quando vedevano un giocatore fortissimo che giocava in Inghilterra, andavano là senza neanche trattare e lo compravano. Costi quel che costi, spendevano. Follia al tempo. Era la gara a chi spendeva di più fra quei tre là. Era la gara a chi spendeva di più. Moratti e Berlusconi facevano gara a chi spendeva più soldi nel mercato estivo, ragazzi. Hanno speso follie, Moratti ha speso patrimoni per vincere una Coppa Campioni. E adesso è inutile che noi andiamo a fare da punta al cazzo al Manchester City perché sono i petrodollari, ragazzi. E di cosa state parlando? Che noi, fino ai primi anni 2000, abbiamo avuto delle società che hanno speso l'ira di Dio, per le loro squadre. Basta fare i moralisti del cazzo. Il calcio è sempre funzionato così. Se spendi, prima o poi qualcosa arriva. Basta. Detto ciò, ripeto, io esigo la seconda stella prima del Milan. Spero che la squadra si sia messa in testa del fatto che sono forti, che il campionato va vinto, va onorato e che bisogna puntare a quello. Adesso ne vedremo delle belle quest'estate. Ci aggiorneremo molto spesso perché a me il calciomercato piace sempre particolarmente molto. Quindi girerò parecchi video, restate aggiornati, restate sintonizzati. Sempre solo Forza Inter!